possibilità di parlare con qualche giocatore venezuelano. È stata una partita sicuramente difficile, però anche gli ucraini hanno lasciato spazio alle iniziative offensive del Venezuela, quindi stasera Venezuela sicuramente forte, e quindi prendere con le pinze, ma d'altronde si sapeva. And nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is around. Vediamo un nigeriano, recuperato da Yeshenko. Ancora Kalu, scivola spesso sovrastare i giocatori del Venezuela. C'è una posizione che viene toccata da Wab, quindi Mangiarati, Gashi, l'appoggio intelligente, preciso per Ike Kalu. È nigeriano, prova il dribbling, la conclusione, il fuori di Mauro Lustrinelli. Forse la confusione forte, se avesse molto provato a passare invece il pallone a rientrare, poi si sposta il pallone a sinistra, no, prova la conclusione, sì, no, non è facile per Mauro, anzi è veramente un tiro molto potente, non è facile. L'appoggio per Ike Kalu, che controlla il nigeriano, bello lo scatto, vedete sul corto un po' in difficoltà Shamsun, ancora Ike Kalu verso Gashi, che si è riportato sulla sinistra. L'appoggio troppo lungo, non c'è nessuno, ma Gashi probabilmente non è riuscito a guardare dove c'erano, dove erano posizionati i compagni di squadra, e ha mandato un pallone. Comunque Kalu può far male a questa difesa, l'ha già dimostrato diverse volte con la sua rapidità, gli spazi brevi, e la prima volta fa male una punizione in Dnipro Petrovsk, e ora attenzione anche perché la linea è stata un'ottima azione in precedenza con Cermetere e Israele, che hanno fatto un ottimo scatto. Ancora una volta Berlusconelli per Ike Kalu, prova il dribbling, gli riesce, poi la palla non arriva a Berlusconelli, ed è uscito anche Kalinichenko, ha morito in precedenza, un po' nervoso il centrocampista nazionale russo. Vision.